Questa canzone si chiama Amanti e Reduci. Il progetto è nato come progetto solista mio, però come punto fermo fin dall'inizio c'è Mattia Pittella alla batteria. Io e lui suoniamo insieme ormai da una vita, credo fosse il 98 quando lui si è trasferito a Milano. A differenza di Imperfezioni, in questo nuovo lavoro abbiamo potuto contare sull'apporto di Josca Versari alle chitarre e Gigi Marino al basso. E loro, oltre a essere degli ottimi strumentisti, con loro si è instaurato proprio un bel rapporto, proprio anche d'amicizia. E di questa cosa sono estremamente contento. La nostra danza è una canzone codarda, tutto sommato. Io detesto la timidezza e credo che sia uno stato d'animo e una situazione che ci porta a prendere decisioni che molto spesso poi si rivelano sbagliate. Forse lo sai. Ora ti muovi abbastanza. Dal punto di vista musicale invece abbiamo avuto la possibilità di impreziosirla con gli archi, col violoncello di Marco Dell'Acqua. Mentre definisco Imperfezioni disco un po' cervellotico, dei rumori dal fondo, Amanti Reduci mi piace definirlo come un disco sanguigno di carne. Volevo essere più diretto e non necessariamente seguire un filone, un filo conduttore unico. Un sogno è vivere al contrario. Degli eroi in questo testo l'ho voluta trattare un po' come in maniera ironica, degli eroi al contrario, se vogliamo. L'eroe per me non può non avere paura e non può non essere un qualcuno che è lacerato dai dubbi. Questa canzone è una specie di tributo all'amore per la musica, all'amore in generale e alle autostrade che bisogna percorrere per trovarlo. In eterno non sai fare altro. Tra fili elettrici nel cervello ed ogni sogno fermo ad un casello. Resta altra scelta, si chiama caduta o ripresa.
credo molto di più nel processo evolutivo di una band piuttosto che nella continua riproposizione degli stessi schemi. Nel tour Luna Park è l'episodio più sperimentale del nuovo EP. È un po' instabile come canzone, infatti l'andamento è un 7 ottavi particolare, quindi anche quello è destabilizzante. Il testo è estremamente evocativo. Quando l'ho scritto avevo in mente, ero affascinato da film come Paura e delirio a Las Vegas, piuttosto che, insomma, c'erano certe immagini di delirio proprio. Mi piaceva molto concludere l'EP con questo brano anche per motivazioni più legate al suono. Infatti in questo pezzo ci sono elementi in più rispetto agli altri tre dell'EP. Ci sono addirittura delle pentole suonate da Mattia. Mi sembrava un buon modo per lasciare il discorso in sospeso rispetto a quello che poi sarà il disco, Amanti e Reduci. Però è un punto d'arrivo importante perché queste canzoni ormai erano nell'aria da parecchio tempo e avevano bisogno di assumere una forma definitiva e di essere chiuse. Però la cosa ancora più bella è che sono state chiuse esattamente per come le avevamo in mente, le avevo in testa. Siamo molto soddisfatti del lavoro.